il problema, appunto, utilizziamo ancora questa parola, non è più solo americano, ma riguarda anche l'Europa e in particolar modo l'Italia, perché l'inflazione corre anche nel nostro paese. Vediamo questo cartello che riassume un po' la situazione e che ci fa preoccupare ancora di più. Ai, ai, che male la spesa, perché così è in Italia. L'inflazione a marzo, dati Istat, è al 6,7%. Per arrivare a un livello così alto dobbiamo tornare indietro fino al 1991, un livello mai raggiunto dal 1991. Rispetto al mese precedente la crescita è dell'1,2%. Il dato era atteso, ma porta con sé delle tensioni inflazionistiche che potrebbero avere ripercussioni importanti nella vita di tutti i giorni. Andiamo a vedere il secondo cartello, che mette a confronto un po' anche la situazione italiana con altri paesi. In Germania è al 7,3%, ai massimi dal 1981, in Spagna al 9,8%, ai massimi dal 1985. Quindi, come vedete, su base annua la situazione dei paesi, appunto Germania e Spagna, è ancora più evidente rispetto all'Italia. Andiamo a vedere anche il terzo cartello per capire un po' da cosa è spinta in alto l'inflazione. Eccolo qui. Perché? Cos'è successo? A trainare gli aumenti sono ancora i prezzi dei beni energetici non regolamentati, passati dal 45,9% di febbraio al 52,9%. I prezzi dei beni energetici regolamentati continuano a essere quasi doppi di quelli registrati nel mese precedente. Volano i prezzi del carrello della spesa. Attenzione, abbiamo un più 5%. Quindi, quando andremo a fare la spesa, e sicuramente ce ne siamo già accorti, il nostro carrello peserà, ma sarà più vuoto, peserà in termini di soldi spesi. Accelerano i prezzi degli alimentari e dei prodotti per la cura della casa e della persona da più 4,1% a più 5, quindi beni di prima necessità. Accelerano i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 5,3 a più 6,9, è stabile invece a più 1,8 la dinamica annua dei prezzi dei servizi. Il fatto che i prezzi continuano a crescere, a prescindere dagli energetici, appunto lo dimostra l'accelerazione dell'inflazione di fondo, che non considera questi beni gli alimentari freschi, passa da più 1,7 a più 2, mentre quella solo al netto degli energetici sale da più 2,1 a più 2,5. Si parla di superinflazione. Quanto durerà? Sicuramente in questo momento preoccupa, il governo è intervenuto per calmierare i prezzi, ma indubbiamente, visto che l'inflazione comincia a essere un problema strutturale, serviranno interventi strutturali.